Buonasera da Daniele Emanueli, benvenuti alla 25esima puntata in stagione di Calcio di Rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi, ma come sempre vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi. E allora, come sempre, ritorniamo a parlare di calcio dilettantistico, lo facciamo ovviamente a Calcio di Rigore. Come diceva Daniele, tante tantissime le cose che andremo a vedere questa sera e come sempre partiremo dal nostro campionato di eccellenza, dove andremo a vedere le immagini relative a Faro Rimini. Ci sposteremo poi nel campionato di promozione Girone D con gli highlights relativi al derby tra Russi Reda e San Pietro in Vincoli Tropical Coriano. Poi ci spostiamo sempre in terra marchigiana, quindi al di là del fiume Tavollo, dove vedremo quello che è successo invece tra Vigor Senigallia e Gabice Gradara, per poi scendere in prima categoria Girone H con il match che è stato trasmesso anche in streaming tra Sporting Villalta e Vis Nova Feltria. Come sempre, per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp, se vorrete porre domande ai nostri ospiti. Poi la nostra pagina Facebook è calciodirigore.official, per chi di voi volesse rivedere la nostra puntata www.romagnasport.com. E allora, caro Daniele, andiamo a presentare i nostri ospiti assieme ovviamente a un chissà come mai sorridentissimo nostro opinionista Giacomo. No, io ti chiedo di non poterlo presentare questa sera, però ci tocca. Buonasera Giacomo Alpini. Buonasera a tutti. Ecco, così mi piace. Ecco, andiamo a salutare gli ospiti più importanti, che lui ormai ci ha abituati e ci ha anche stufato, no? Diamo il benvenuto ai nostri studi al difensore del San Pietro in Vincoli, Nicol Guerra. Ciao Nicol. Salve, buonasera. Salutiamo e diamo anche a lui il benvenuto ai nostri studi. Sì. Allenatore, giocatore, Polisportiva Romagna, Simone Salsi. Buonasera a tutti. E infine Manuele Pasolini, attaccante San Pierana. Buonasera a tutti. Allora Manuele, iniziamo da te. Quanto ti manca Valori in questa stagione come partner d'attacco? Sì, no, mi manca abbastanza perché con lui mi trovo molto bene. Poi abbiamo fatto due annate molto buone insieme, abbiamo fatto sempre più di 30 gol insieme, 30-35 gol. Quindi dai, eravamo una coppia abbastanza fiatata. Però adesso sono contento per lui che ha questa occasione a Rimini, la sta sfruttando bene. E niente, dai, spero che riescano a vincere il prima possibile il campionato e che riesca a fare ancora qualche gol. Da San Piero non ti ascoltano, te lo prometto io. È arrivata una chiamata importante anche per te, perché no, anche da categorie superiori, e poi tu hai pensato, sei stato lì di accettare o non accettare? Sì, a inizio anno, sì, ma anche a dicembre, però dopo alla fine ho deciso di restare a San Piero. Simone, ci dicono che con la Polisportiva Romagna fa di tutto, allenatore, giocatore, sì. Qualcuno ci ha detto anche il presidente, ormai fai anche l'architetto. Un giorno. Come nasce questa cosa di allenare e giocare allo stesso tempo? Diciamo che negli anni passati mi è sempre piaciuta l'ambizione, quindi da allenatore. Poi ho iniziato nel settore giovanile, già sono 9 anni. Dopo quest'anno con la prima squadra è andata non benissimo la prima esperienza con l'allenatore. E la Polisportiva mi ha dato la possibilità di allenare e giocare prima squadra e non ci ho pensato un minuto. Ma quando fai la formazione ti metti sempre in campo tu? No, anzi. No, questo no. È importante, questo è importante. Sì, sì. Nicola, arriviamo a te, un'esperienza anche televisiva con il Cervia nel programma Campioni. Adesso stai affrontando un campionato particolare con il San Pietro in Vincoli, avete affrontato la semifinale di Coppa Italia mercoledì scorso. Sì. Allora, per chi non lo sapesse, diciamo com'è andata, qual è stato il seguito anche da parte dei vostri supporters. Come è andata innanzitutto? Sì, abbiamo fatto, a mio avviso, una buona gara e un risultato tra l'altro abbastanza buono, bugiardo, se vogliamo, perché comunque però 2-1 credo che sia finito, vero? Sì, sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Poi abbiamo preso gol al 90esimo, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per giocarci le nostre chance al ritorno mercoledì prossimo, ecco. Ecco, quello che ci chiedono anche a San Pietro è se è una squadra che oltre la parentesi coppa possa puntare decisamente anche ai playoff, perché siete sempre lì, non riuscite mai a trovare quella continuità giusta per essere tra i primi 5. Come mai? Probabilmente ci è sempre mancato qualcosina per arrivare appunto lì, però mancano ancora 5 gare, siamo a 3 punti, siamo tante squadre e ce la giocheremo fino alla fine sicuramente, perché i playoff comunque insieme alla coppa è un nostro obiettivo e noi ci crediamo.
E speriamo, speriamo, ti faccio in bocca al lupo. Credi. Adesso abbiamo Giacomo, te lo dico già, Nicole, Simone e Emanuele hanno detto che tu stasera non devi parlare, quindi siamo già d'accordo con loro. Diamo la parola alla nostra Veronica per leggere i risultati e classifica del campionato d'eccellenza. Parla, parla il suo sorriso, Daniele. 31esima giornata, questi i risultati. Castrocaro Argentana 0-1, tumulo su rigore. Real San Lazzaro, Bellaria e Giamarina per la gioia del nostro Giacomo Alpini 1-2, Classe Cervia 3-0. Sasso Marconi, Gran Amica 1-3, torna a sorridere la Marignanese contro l'Olmedola 3-0, Faenza Progresso 1-0, Faro Rimini 1-2, Corticella Sant'Agostino anch'esso 1-2, Fiericcione Sampierana 2-2, lo scontro diretto tra Massa Lombarda e Savignanese termina con un gol per parte. Ricordando che il capocannoniere del girone è Gabriele Girotti del Gran Amica con 19 reti, diamo uno sguardo anche alla classifica dove troviamo sempre in vetta il Rimini, 79 punti, più 17 sul Sasso Marconi a quota 62, qui davvero si lotta per quanto riguarda il secondo posto, Classe a più 6 sulla Fiericcione, 59, Fiericcione 53, Gran Amica 50, e poi nella parte bassa della classifica troviamo Corticella 33, Faro 27, Cervia 25, a meno 2 Bellaria Giamarina 23 e chiude l'Olmedola con 20 punti. Senti, ci tocca sentirlo allora. Mi sa proprio di sì. Caro Giacomo, guardalo quanto è sorridente questa sera, fantastico. Senti, partiamo invece da questo risultato che possiamo forse definire a sorpresa, questo Sasso Marconi che viene battuto dal Gran Amica 1-3. Ma sinceramente non lo direi tanto a sorpresa, nell'ultimo periodo il Sasso Marconi ha alternato dei risultati ottimi con delle debacle anche eclatanti, questa è una di quelle, e poi sta soffrendo molto molto i derby bolognesi li sta perdendo quasi tutti, e attenzione che domenica ne ha un altro contro il Progresso, è in classe e con il Real San Lazzaro potrebbe avvicinarsi ancora. Senti, questa Marignanese che sarà poi prossima avversaria del Rimini, Rimini di cui si parlerà successivamente al termine di calcio di rigore in Sport Up con il nostro Daniele Emanuelli, anche il record di richiuti e davvero tante altre notizie. Vediamo intanto le immagini. Questa Marignanese che torna a sorridere dopo praticamente un mese di silenzio contro l'Olmedola per 3-0. Sì, sono riusciti a riprendere la concentrazione che avevano circa due mesi fa, non è semplice, quando arrivi e ottieni il risultato che ti eri prefissato, sei un po' allentata la tensione, era difficile riprendere, quindi complimenti a Mister Montalti che è riuscito a riprendere veramente il cammino come due mesi fa, quindi con questa vittoria, che alla fine della classifica dice poco, però è giusto che ci sia anche un seguito a tutto quello di buono che è stato fatto. Senti Giacomo, spendiamo invece anche una parola per quanto riguarda la parte bassa della graduatoria, poi del campionato di eccellenza appunto se ne parlerà in maniera più specifica in Sport Up. Cosa succede, se ci sono novità e se c'è qualcosa di definitivo? Per cosa? Scusa, per la parte bassa della classifica. La parte bassa della classifica, il risultato più importante, non lo dico solo per me, ma effettivamente il risultato più importante, questa vittoria esterna del Bellaria. Con questa vittoria esterna del Bellaria e visto il prossimo turno si rimette in gioco un po' tutto la storia dei play-out, quindi bisogna vedere, prima fino a due settimane fa sembravano i giochi già fatti, esatto. Invece adesso viene rimesso tutto in piedi ancora, e devo fare i complimenti veramente a questi ragazzi del Bellaria che tra mille difficoltà, sabato non si sono neanche allenati, non hanno fatto la rifinitura perché non arrivavano al numero necessario per farla, quindi io non so, non mi aspettavo veramente questa classifica, questa vittoria, sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali, quindi anche complimenti a Mister Ceputi che sta infondendo tranquillità e sta cercando di portare qualità e esaltare questi ragazzi. Ma questi ragazzi veramente ce la stanno provando in tutte le maniere per arrivare a questi play-out. Prego Daniele. Allora, iniziamo ad andare anche su Emanuele Pasolini, che è l'ospite appunto dedicato al campionato d'eccellenza, chiede al nostro Stefano Papini di mandarci in onda le immagini di repertorio che abbiamo appunto per la Sampirana, tra l'altro la partita dove andò anche in gol il nostro Emanuele.
Allora Manuele, qui leggendo le statistiche, 15 sconfitte sono davvero tante, gol fatti 45, siete tra le squadre che segnate di più nel girone, però c'è la difesa che lascia qualche perplessità, ben 49 reti subite. Diciamo che il cambio di guida tecnica sicuramente ha favorito anche la rinascita della Sampierana, eravate partiti un po' in sordina, poi il vostro campionato è cambiato. Allora ti chiedo se a questo punto ci credete davvero nella salvezza, se credete appunto in questo obiettivo, date le difficoltà iniziali. Sì, no, noi nella salvezza ci crediamo assolutamente, ci vogliamo provare a saltare diretti senza fare i playout. Siamo lì, adesso come adesso saremo salvi diretti, solo che mancano ancora 7 partite, dobbiamo cercare di fare più punti possibili per distaccare almeno di 7 punti il Faro e il Cervia per non dover fare i playout. Secondo me ci possiamo riuscire, solo che dovremo fare più punti possibili e cercare di sbagliare il meno possibile. Vedendo anche la classifica che prima diceva un po' Giacomo, alcune curiosità del girone, forse tu che conosci molto bene questo campionato, una delle noti dolenti, le squadre più deludenti sicuramente il Progresso, appena qualche lunghezza sopra di voi. Sì, ho visto che mi sembra che ha perso 9 partite nelle ultime 10, quindi ha fatto un filotto veramente negativo che non si aspettava nessuno, perché il Progresso era una di quelle squadre che voleva vincere il campionato inizio anno e ha speso anche parecchio per fare la squadra e mi dispiace perché conosco qualche giocatore che gioca lì e spero che si riescano a riprendere il prima possibile. Senti, anche ieri avete dimostrato di avere una grande forza, no? Avete pareggiato su un campo difficile come quello della Fiariccione, che tra l'altro è tra le rivelazioni del campionato. Che partita è stata? Raccontacela un po'. Ma è stata una partita equilibrata, secondo me il pareggio alla fine è giusto perché loro hanno avuto le occasioni, anche noi abbiamo fatto meglio il primo tempo, loro il secondo e dopo siamo stati bravi a non perderla perché stavamo perdendo 2-1 a 10 minuti alla fine e niente, abbiamo preso un buon punto anche secondo me ieri in un campo molto difficile con una squadra molto forte. Senti, l'obiettivo che ti dai a livello personale in questa stagione e se hai qualcosa da rimproverarti rispetto alla precedente? Alla stagione precedente? Sì. La stagione precedente sì, purtroppo non ho fatto benissimo perché feci soltanto 14 gol, ho avuto qualche infortunio ma a livello personale... Se li faresti per ribellare a lui, sì, puoi immaginarlo, no? Ho avuto qualche problema fisico e è stata un'annata un pochettino particolare per me anche a livello personale, quest'anno sono già a quota 16, e non mi pongo obiettivi nel senso che cerco di fare il più possibile perché più gol faccio più... Si spera che riusciamo a fare più punti, insomma, più gol faccio. Quindi non mi pongo obiettivi su quanti gol raggiungere. Prima mi hai risposto in parte. Se dopo questo campionato dettiamo tutte le basi avanti, tocchiamo ferro, la Sampierana si salva, se dovesse arrivare una chiamata importante a questo punto, pensi davvero di poter lasciare San Piero in bagno? Sì, può essere che posso lasciare San Piero in bagno, però ancora non lo so, nel senso che adesso io mi sto concentrando sul fatto di salvarci, poi dopo... Le conclusioni le prendiamo a fine anno e vedremo chi mi chiama, che offerte ho, poi valuterò con calma. Adesso non ho ancora deciso nulla, nel senso che sto concentrato su quello che è la situazione di adesso, poi si vedrà a fine anno quello che succederà. Apprezzo già la tua spontaneità e sincerità nel rispondere a questa domanda. Andiamo a vedere il prossimo turno, così lo vediamo assieme Veronica. Andiamo a vedere proprio la partita che riguarda da vicino il nostro Manuele. C'è Sampierana-Massa Lombarda. Ebbene sì, poi c'è questo scontro diretto tra gran amica Fiariccione, uno scontro di bassa classifica che interesserà il nostro Giacomo tra Bellaria e Giamarina Faro, insomma... anche qui ci sono delle sfide molto importanti, poi insomma questo Rimini marignanese su tutte, insomma, che potrebbe essere, diciamo, quella che potrebbe decretare, no, la vittoria di questo campionato, sì, in maniera ufficiale per il Rimini. Le partite più importanti siano Bellaria Faro per la parte bassa della classifica e Rimini marignanese perché potrebbe veramente essere la partita del trionfo della squadra di Mastro Nicola. Manuel, prima si parlava di grandi delusioni, io credo che anche in Massa Lombarda rispetto alla precedente stagione qualche colpo in questa stagione l'abbia perso, no? Sì, ho visto che è andato via qualche giocatore importante a dicembre, quindi magari non avendo visto che non era più in corsa per giocarsela lì davanti, magari ha smantellato un pochettino a dicembre. Non conosco l'ambiente, quindi sinceramente non so cosa sia successo. Ci basta così, adesso lo facciamo respirare perché ci occupiamo del campionato che riguarda da vicino Nicol, ci spostiamo in promozione romagnola e con il nostro Stefano Pappini andiamo a vedere i risultati e classifiche. Eccoci qua, 29esima giornata, Valle Savio Calcio Cotignola 0-0,
importante vittoria del Real Dovadolo sul calcio del Duca 2-1, Gambettola Diegaro 0-3, Fosso Ghiaia Giovane Cattolica al 94esimo 2-1, Russi Reda 2-0, andremo a breve a vedere le immagini, Bacchia Cesenatico contro il rimaneggiato Savarna 2-2, Ronco Edelweiss contro Stella 0-1, Gatteo Torconca 0-0 e termina a reti inviolate anche San Pietro Vincoli Tropical Coriano, di cui andremo a vedere le immagini. Ricordando capocannoniere del girone Denis Bali del Reda con 19 gol, diamo uno sguardo anche alla classifica dove troviamo sempre in vetta il Diegaro, 67 punti con miglior attacco 49 centri e solo 16 quei palloni raccolti in fondo a sacco, migliore difesa. A meno 9 il Russi 58 punti e poi 50 punti il Reda e seguito poi a 48 dal Gambettola, qui davvero si apre la sfida per il secondo posto, poi abbiamo Calcio del Duca, Giovane Cattolica 48 punti, nella parte bassa della classifica Savarna 29, Bacchia Cesenatico 25, Real Dovadola 24, Fosso Ghiaia che esce dall'ultima posizione 19 e Valle Savio 18. Nicola, Diegaro e Russi hanno davvero un passo più di tutte le altre squadre in questo girone, secondo te? Allora, penso che il Diegaro abbia una rosa fuori categoria, nel senso che sicuramente è una squadra che già così com'è farà ottime cose anche in eccellenza, a mio avviso, se mantengono gli stessi giocatori. Il Russi è un po' forse una sorpresa, nel senso che comunque sono ragazzi molto giovani, una rosa molto giovane che gioca molto bene e ad oggi ha dimostrato comunque di meritare la posizione di classifica che ha. Per il resto, altre sorprese, il Reda te l'aspettavi al terzo posto, perché lì c'è una bagarre, come ricordava prima Veronica, proprio per arrivare al terzo posto, sono tantissime sì. Squadre coinvolte. Reda e Gambettola, che sono le due neopromosse, hanno fatto un campionato straordinario. C'è da dire che sono due squadre che hanno due attacchi molto molto forti e secondo me anche loro meritano la posizione che hanno, perché esprimono davvero un buon gioco. Mi trovi d'accordo. Allora Veronica, adesso andiamo a gustarci i primi servizi della serata, cosa andiamo a vedere? Assolutamente sì, allora partiamo dal derbissimo con Russi Reda. Meno 9 dal Diegaro, ma più 8 sul Reda, battuto all'inglese proprio nello scontro diretto che lancia i falchetti definitivamente in zona playoff, quantomeno quasi sicuro passaggio di disputarli, mentre si accendono le speranze delle altre squadre che rincorrono la zona verde della graduatoria. Il Russi crea tanto, concede, ma spreca molto. La prima azione è dei padroni di casa, con Fabri messo nelle condizioni di calciare verso lo specchio di porta avversario, ma murato dalla retroguardia del Reda. Dannazione nata dalla rimessa laterale e Grimellini a cercare la via del gol, buona la forza espressa, ma meno la precisione. I falchetti proseguono il loro tour verso la porta avversaria con Fabbi che tramite un rimpallo calcia direttamente in porta senza però inquadrare il bersaglio. Il Reda rimane a guardare da una palla persa a centrocampo, Grimellini viene lanciato in profondità e a tu per tu col portiere ospite lo salta e deposita il più comodo dei palloni in fondo al sacco per l'1-0 locale. Si vede il Reda con un tiro di Ricci smorzato in corner, dalla bandierina nasce il tiro di Giordumi che si spegne al lato. E Marocchi a tentare questa volta la via dei gol, ma Casadio c'è. A inizio ripresa il Russi ha l'occasionissima con Fabri, ma Senofieri si dimostra super sulla ribattuta e il portiere ci mette un'altra pezza, poi tutto fermato per una posizione di offside. Il Reda tenta la sortita offensiva con Giordumi che non inquadra il bersaglio, lo stesso Giordumi, il migliore dei suoi, si mostra inarrestabile, ma la sfera di entrare proprio non vuol saperne. Continua il momento di pressione del Reda con Marocchi che di testa non incide. Bandini dal lato destro tenta l'Eurogol, ma purtroppo per lui il momento di pressione del Reda si spegne proprio qui. Dall'altra parte infatti Russi, dopo il secondo gentile omaggio del Reda, mette magari nelle condizioni di presentarsi a tu per tu con Senofieri, ma il ragazzo manca di freddezza. Quella freddezza che trova una manciata di minuti più tardi, quando questa volta, freddo come il sangue di un cobra, trasforma il pallone del possibile raddoppio da un magari a una concretezza. 2-0 e Russi che torna al successo interno mettendo in cascina tre punti importantissimi per un campionato sempre più da protagonista. No, il calcio comunque... Simone, tu che conosci molto bene la realtà del Cesenatico, il Diegaro ti sorprende che sia al primo posto in classifica vedendo anche la rossa che ha quest'anno, oppure ti aspettavi un campionato più combattuto? No, diciamo che come ha detto Nico prima ha una rosa che è di fuori questa categoria, quindi diciamo che non è una sorpresa, anzi. E con questa rosa qui, anche in eccellenza, penso che farà ottimi risultati, quindi non è una sorpresa a mio avviso.
mi trovi d'accordo. Sì, sì. Nicol, andiamo a vedere adesso la partita del San Pietro, ma prima di andare a vedere le immagini, io dicevo prima, telecamere spente con te, forse un pareggio a reti bianche un po' deludente, non è stata una partita entusiasmante. Sì, non è stata una delle nostre migliori partite e venivamo anche da una settimana abbastanza intensa dove comunque la partita di Coppa si è fatta sentire perché oltre alle energie fisiche ti porta via tantissime energie mentali sicuramente. E eravamo anche un po' e siamo ancora tuttora un po' rimaneggiati, e però alla fine siamo riusciti a portare a casa un punto, a muovere la classifica contro una squadra che stranamente è, diciamo, in zona rossa. Esatto, ma che ha comunque una rosa di tutto rispetto. Basti pensare a Vitaglioli, mi trovi d'accordo? Assolutamente vedere? Sì. E allora appunto l'abbiamo nominato, allora andiamo a vedere quello che è successo fra San Pietro in Vincoli e Tropical Coriano. Pari a reti bianche quello tra Tropical Coriano e San Pietro in Vincoli, un pari che muove la classifica di ambedue le formazioni, ma che forse non accontenta nessuna delle due. San Pietro che si allontana dalla zona playoff, mentre Tropical insidiato a sole tre lunghezze dal Savanna per la zona rossa. L'inizio è di marca locale con Golinucci che chiama la parata all'estremo ospite. In San Pietro si fa vedere con una punizione di Migliaccio girata alta da Chetti. Lo stesso Migliaccio si ripete con un tiro deviato in corner da Celato e sempre dalla bandierina arriva l'ennesima conclusione da parte del numero 10 ospite che non inquadra però il bersaglio. Dall'altra parte invece Vitaglioli vuole essere in giornata di grazia, ma la sua conclusione con l'intento di sorprendere Bartolini non incide, ma come si dice, buona l'intenzione, non la realizzazione. Ad inizio ripresa apprezzabile disimpegno di Celato prima di testa e poi rovesciata, nel dopo il San Pietro sfiora la marcatura con una clamorosa traversa colpita da Montanaro Gatti. Il Tropical risponde con una punizione di Vitaglioli fuori di poco. Il fortunio nel frattempo per Cenci al ginocchio destro ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Al 31esimo il Tropical Coriano insiste con un tiro da lontano cercato da Braschi con poche pretese. Al 44esimo sul cross di Fabbri Vitaglioli di testa indirizza la palla sulle braccia di Barzan. Il Tropical le recriminerebbe per un rigore non assegnato, poi l'azione prosegue con il tiro di passeggio che termina fuori. Pieno recupero, l'occasionissima per il Tropical. Vitaglioli sbaglia incredibilmente, da una punizione di Braschi c'è la deviazione di Costantini che gli offre il più comodo degli astri, ma il nazionale sammarinese dimostra di non essere in giornata di grazia. 0-0. Entrambe le squadre sono rimandate ai prossimi appuntamenti, chi di Coppa e chi di campionato. Eh sì, con Nicola abbiamo ricordato, San Pietro in Vincoli che ha perso per 2-1, il ritorno, Nicola, ci sarà il 29, vero? Sì, sbaglio. Mercoledì prossimo, 29. Speriamo facciamo anche noi l'in bocca al lupo a San Pietro. Andiamo a vedere il prossimo turno perché c'è una partita proprio interessante che riguarda Nicola da vicino, è quella tra Torconca e San Pietro, stessi punti classifica, duello tra settima e l'ottava, per il momento il Torconca è settimo per la migliore differenza reti. Che partita ti aspetti, Nico? Una partita ostica contro una squadra che all'andata ci ha messo in grandissime difficoltà, e però andiamo là a giocarcela naturalmente, sperando di recuperare anche qualcuno magari, e niente, sarà sicuramente una battaglia. Una battaglia sarà, poi andiamo a vedere anche le altre sfide, il Diegoro Veronica con il Bacchia Cesenatico. Sì, poi lo scontro a bassa classifica tra Fosso Ghiaia e Aldovadola, questo calcio Cotignola contro il Ronco di Edelweiss, insomma davvero anche qui sono tante sfide da seguire, il Russo invece che va in casa del Savarna. E anche qui Savarna che deve ottenere assolutamente punti importanti per uscire dalla zona rossa, e adesso ci crede ancora di più perché ha tre lunghezze da Tropical Coriano. Bene, rientriamo in studio perché adesso ci fermiamo proprio per due minuti dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo. Promozione marchigiana e poi andiamo a scoprire anche la Polisportiva Romagna attraverso il nostro Simone Salsi, allenatore e giocatore. Pubblicità. Promozione marchigiana l'avevo promesso, allora ti lascio a te la parola. Eccoci qua, allora, 6 giornate dal termine, 24esima la giornata che si è giocata, questi i risultati. Vigor Senigallia, Gabice Gradara 3-0. Colpo dell'Audax Piobico che ferma la capolista sul 1-1. Passatempese, squadra sempre più in gran forma, 2-0 contro la Laurentina. Valfoglia, Moie Vallesina 2-1, e qui davvero altro colpaccio di giornata. Moie Vallesina che ha esonerato Giorgio Latini, la conduzione tecnica sarà affidata a Matteo Rossi, coadiuvato da Matteo Brutti. Atletico Alma, Osimana, Tris dell'Atletico Alma 3-0. Olimpia Marzocca, FC Senigallia 2-0, questo derby che ha visto il ritorno in panchina di Guiducci dopo un mese e mezzo di silenzio, torna alla vittoria l'Olimpia Marzocca. Belvedere Vigor Castelfidardo che non ha problemi, 0-2, questo scontro diretto tra Nuova Real Metauro e Villa Musone 1-2.
4. Andiamo a vedere anche la classifica, ricordando che il capocannoniere è sempre lui, Denis Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 18 reti, e troviamo come di sovente Ilario Lorenzini con il miglior attacco, 55 punti e una sola sconfitta, squadra più vincente del girone 16 le vittorie, miglior differenza reti 27 e come dicevo prima miglior attacco 46 i gol fatti. Seguita però a ruota 5 lunghezze dall'Atletico Alma con la migliore difesa solo 18 le reti incassate, poi troviamo sempre in zona playoff Olimpia Marzocca 38, Passa Tempese 37, Moio Valesina 36, e sale il Villa Musone a quota 34 insieme al Vigor Senigallia, scende invece l'Osimana a quota 33, poi Nuova Real Metauro, sale il Valfoglia 29 e invece ripiomba nella zona playout il Gabice Gradara in 13ª posizione con 27 punti. Tra praticamente Osimana, Nuova Real Metauro, Valfoglia, Vigor Castelfidardo, Gabice Gradara e Laurentina sono qualcosa come 7 punti, quindi davvero pochi punti per queste posizioni. E allora andiamo a vedere quello che è successo invece a Senigallia, esattamente tra Vigor Senigallia e Gabice Gradara. Passo falso del Gabice Gradara al Bianchelli a favore della Vigor Senigallia. Prima sconfitta delle Rangelini e Rosso-Blu che ripiombano nelle sabbie mobili dei play-out. L'istassente Adriatica ha squalificato Ferrani, infortunati Muratori ed Asia ritrova la maglia da titolare Facondini. Partita a senso unico, velocità e possesso palla per gli anconetani al cospetto di un Gabice Gradara privo di idee. Pronti via il triangolo tra Moschini e Falcinelli si chiude con Palazzi costretto a metterci una pezza. All'ottavo ancora locali in percussione, sempre Falcinelli a seminare il panico, sempre Palazzi con la mano di richiamo a salvare. Al decimo timido tentativo dai 35 metri di Costa, Bartoletti presente. Vigor Senigallia sempre in agguato, al 14esimo Falcinelli a seguito di un rimpallo a non inquadrare la porta. Ma il gol è nell'aria e giunge al 19esimo per mano di Falcinelli che porta a spasso la difesa ospite per poi gonfiare il sacco alle spalle dell'estremo adriatico. Vigor Senigallia padrona del campo, Latini rischia il gol della domenica. Da calcio piazzato ci prova il Gabice Gradara. Al 39esimo la sfera impatta addosso al portiere Arduini scavalcato, sulla ribattuta si getta Rossi, reattivo Bartoletti. Si passa alla ripresa, il copione non muta con Zandri che gira di testa di poco alto. L'acuto degli adriatici porta la firma di Ceramicolo al 12esimo esterno della rete. Disgiunti i reparti degli ospiti, gli anconetani ne approfittano e al 16esimo portano due il passivo con questo contropiede. Retroguardia colta di sorpresa, Moschini prova a piazzarla, Palazzi miracolo ma nulla può sul successivo tocco. Switch off Gabice Gradara al 21esimo, il colpo del KO è servito. Discesa centrale in velocità, difesa scoperta, Palazzi esce a vuoto e Falcinelli deve solo piazzarla. Gabice Gradara 0, Vigor Senigallia 3. Gli ospiti cercano il gol della bandiera con Fabbri che manda alto. Poi è la volta di Arduini ed infine con Rossi. Null'altro però accade al triplice fischio. Vigor Senigallia batte Gabice Gradara 3-0. E allora prima sconfitta dell'era Angelini, caro Daniele, insomma questo Gabice Gradara che ripiomba nelle sabbie mobili della zona playout. Ma sai che stavo guardando proprio la classifica mentre ascoltavo il tuo servizio, è una squadra forte secondo me il Gabice, è strano che non si riesca a trovare il giusto connubio, spero che ci riesca Angelini per l'appunto, dato che Cangini purtroppo non c'era, purtroppo per lui non c'era riuscito, perché l'abbiamo detto anche più volte Giacomo affrontando i servizi di Veronica in questa stagione, che il Gabice non riesce proprio ad emergere come fece lo scorso anno, la struttura è quella, la squadra è quella, dovrebbe essere comunque una squadra che si conosce a memoria, eppure non riesce ad avere quella fortuna che magari anche l'anno scorso l'ha aiutata purtroppo. No, ma nell'ultimo periodo bisogna anche dire che la coppia d'attacco che l'anno scorso ha fatto faville e quest'anno stanno giocando poco insieme a causa di infortuni. Però anche ieri io ho visto dopo l'1-0 c'è stata una bella reazione, c'è stata anche 2-3 occasioni di cui quella di Rossi dove il portiere avversario stava fatto veramente una grande parata. Quindi la reazione c'è stata, il 3-0 forse è un risultato eccessivo che magari all'opinione pubblica dice
una squadra ha distrutto l'altra, e invece non è così. No, perché poi nella scorsa giornata, insomma, ha avuto la meglio contro la Passa Tempese, che ricordiamo comunque squadra tra una delle squadre, insomma, in migliore forma del campionato, in zona playoff, quindi insomma, come dire, ce la si può davvero vedere contro tutte. No. Quindi, voglio dire, chiedo intanto al nostro Stefano Papini se ci fa rivedere il prossimo turno, perché il Gabice Gradara scenderà in campo domenica contro l'Audax Piobico, quindi partita assolutamente in cui si necessita per il rossoblù di fare punti. Poi ricordiamo che anche il turno successivo ci sarà il fattore casalingo a fattore a favore del Gabice Gradara, in cui affronterà il Moie, e poi nella giornata successiva ci sarà invece lo scontro proprio con la prima in classifica, quindi tra le mura del Barbara, dell'Ilario Lorenzini. Quindi anche questi tre match davvero fondamentali per quanto riguarda le sorti del Gabice Gradara. Ebbene, dalla promozione marchigiana adesso, Veronica, ci spostiamo in prima categoria, girone H Romagna, un girone che riguarda da vicino ovviamente il nostro Simone. Qui ci sono risultati importanti. Andiamo, prego la regia, nel farceli vedere, nel mostrarceli, perché appunto Real Miramare Colonnella, che era una partita importante soprattutto per il Colonnella, pareggio per 0-0, il Morciano che perde in casa con il Granata 2-1, tutto sommato un risultato che era, ci poteva stare. Stessa cosa per il Giamarina, che si impone sul campo dello Junior San Clemente per 3-0. Il Verrucchio invece vince il derby con il San Termete, il Pietracuta mantiene il secondo posto liberandosi dell'ostacolo Poggiobelli per 3-1, e qui il clamoroso risultato di giornata, il Romagna che vince per 4-3 contro il Vis Misano, formazione che insegue i playoff. E poi l'altro diciamo risultato clamoroso, Villa Alta ultimo in classifica, seconda vittoria di stagione addirittura per 4-0 contro il Nuova Feta. Andiamo a vedere anche la classifica, che vede sempre l'Igea al comando dopo l'ultimo turno, segue il Pietracuta, Verrucchio al terzo posto, Granata e Misano appunto in zona playoff. Poi andiamo a vedere la zona rossa, che parte per dal Miramare, Spontricciolo, Romagna, Poggio Berni. Mi dispiace per mister Gamba Corta, però io vedo che Villalta secondo me farà fatica appunto a fare una rimonta che sarebbe davvero incredibile. È l'unica squadra che in questo momento mi sento di dire che pare spacciata sulla carta, ovviamente. C'è una bellissima sfida comunque, diciamolo Daniele, tra prima e seconda posizione, perché comunque un punto separati tra miglior attacco e migliore difesa, quindi insomma davvero questa sfida che probabilmente ci accompagnerà e perdurerà nel corso delle giornate. Mi trovi d'accordo. Allora Simone, scopriamo un attimo la tua realtà. Innanzitutto in Romagna ieri, che si è imposto per 4-3 contro il Vis Misano, che partita è stata? Dal risultato mi sembra una partita pazzesca. È stata una partita a Caglio Palma, a partire dal decimo minuto, dove abbiamo fatto un errore tecnico e abbiamo subito gol. Poi siamo riusciti a pareggiare, siamo andati di nuovo sotto 2-2, poi l'abbiamo ribaltata, siamo andati sul 4-2, e al 91esimo abbiamo preso un gol su una punizione, e quindi gli ultimi 5 minuti di recupero è stato un assedio e siamo riusciti a portare a casa a fatica, ma soffrendo, e la forza del gruppo qui si è vista. E state rimontando pian piano la classifica, perché eravate penultimi, anche voi sembravate ormai abbandonati al vostro destino, invece grande rimonta soprattutto nelle ultime giornate, adesso al terz'ultimo posto avete messo dietro anche il Poggio Berni, sinonimo che ci credete. Sì, assolutamente. Ho la fortuna di avere un gruppo veramente fatto da ragazzi spettacolari, dove anche il momento che non ti gira niente, ogni episodio è negativo, non hanno mai mollato a partire dagli allenamenti, partite abbiamo sempre dato il 110%. Adesso che abbiamo fatto 3 vittorie consecutive, ora più che mai ci crediamo. E in queste ultime 5 partite saranno 5 finali. Ti lascio salutare Lolo D'Agatteo, che scrive che sei un grande e quindi ti sta seguendo. Salutiamo. Grazie. Anche noi Lollo e lo ringraziamo. E l'avversario che ti ha sorpreso di più? So che in casa avete bloccato sia il Pietracuta che la Vis Misano in questo campionato. Secondo te la classifica viene rispecchiata? L'Igea è davvero la più forte? Diciamo che le prime due sono veramente due gran belle squadre. Magari Pietracuta ha più esperienza a livello di giocatore nella categoria, ma l'Igea gioca veramente bene. Quindi mi viene a dire che meritano completamente la classifica, e vediamo un po', sarà una lotta fino alla fine. C'è lo scontro diretto fra 2 giornate, quindi lì si giocherà molto. Chiedo al nostro Stefano Papini se può mandarci un po' di immagini di repertorio della Polisportiva Romagna
E Simone, come è cambiata la tua vita? Prima mi dicevi per l'appunto che avevi fatto il corso come allenatore, quando sei entrato a stagione in corsa, decidere anche la formazione, insomma, un ulteriore stimolo per te, però è anche un'ulteriore diciamo stanchezza in più a livello della settimana, anche a livello mentale, no? Sì, diciamo che le cose sono cambiate, soprattutto a livello mentale. Dopo ho la fortuna di avere due ragazzi che mi danno una mano, il dirigente Berretti e il direttore sportivo Seccarelli, che mi aiutano durante la settimana e soprattutto la domenica. È ovvio che non bisogna mancare rispetto a nessuno, quindi bisogna essere più trasparenti possibili e quindi in base alla settimana, in base all'allenamento, alla condizione, si fa la formazione e giocano gli 11 che meritano. Uno degli elementi che mi è piaciuto di più, stiamo vedendo le immagini nella partita che abbiamo seguito anche su Rete 8 Vigiate dei Rimini in diretta per l'appunto sul nostro canale, è il vostro portiere, un giovanotto se non sbaglio che davvero vola dappertutto. Qui vediamo la parata strepitosa che fece nella partita di ritorno contro i Nova Feltria. E, oltre al portiere, qualche elemento che tu vorresti segnalare della vostra squadra? No, ci sono tanti giovani, quelli che abbiamo hanno molta volontà e passione, si allenano al 110%, a partire da Fabri, Gridelli, Rota, che sono tutti classe 95, che stanno facendo veramente bene, e quindi loro hanno un bel futuro, se continuano a allenarsi con questa dedizione possono migliorare veramente tanto. Senti, secondo me la forza della vostra squadra, vedendo anche il centro sportivo che avete a disposizione, tu qui hai fatto dei nomi, siete una famiglia, in poche parole, perché tu non lo sai, noi durante la diretta anche la signora, non so se la consorte appunto di Ceccarelli o meno, ci ha offerto anche il liquore, quindi tu immagina che tipo di telecronaca abbiamo fatto noi quel giorno. No? Tu, ma, vabbè, non ti ha invitato, no, però. Stifi bell'aria, solo per quello non ti invito, no? Ci mancherebbe. Simone, davvero, la forza potrebbe essere considerata questa, perché struttura piccolina, faccio io l'appello, assolutamente date a questa società uno stadio, una tribuna quantomeno, perché lo meritano questi ragazzi, anche perché Simone avete un settore giovanile, se non sbaglio, importante, no? Sì, abbiamo 260 ragazzi e diciamo che da 7 anni che abbiamo iniziato a fare un progetto, sia con la prima squadra che con il settore giovanile. E con la prima squadra, questo gruppo di amici che si sono ritrovati, abbiamo creato un gruppo spettacolare e la forza del gruppo si è vista, abbiamo fatto 2 promozioni, nel giro di 5 anni siamo riusciti ad arrivare in prima categoria e appunto è un ambiente unico, positivo, dove cerchiamo di fare calcio in una maniera assoluta, proprio per stare bene insieme e nel settore giovanile fare crescere i nostri ragazzi, che è il nostro obiettivo principale, e in prima squadra di divertirsi, a prescindere dai risultati, categoria che sia. E quest'anno state facendo, lo ricordiamo, un girone diverso rispetto a quello dello scorso anno, perché non eravate nel Riminese, giusto? Esatto, 2 anni fa, primo anno in prima categoria, eravamo nel Riminese, in girone H, invece l'anno scorso eravamo nel girone Z e quest'anno siamo ritornati in girone H. Ti leggo altri messaggi che sono arrivati. Simone è un allenatore, giocatore, capitano, presidente, tifoso, in fondo è un grande, è il migliore. Ti salutano da casa. Troppo buoni. Ti vogliono bene, ti vogliono bene. Allora, andiamo a vedere il risultato pazzesco, la vittoria del Villa Alto ottenuta ieri per 4-0 contro il Nova Feltria. Servizio. In Nova Feltria manca la prova del 9. Sarebbe stato infatti il 9° risultato utile consecutivo per la band di Guerra, che incappa in un pomeriggio storto anche per alcune errate valutazioni arbitrali. In mezzo Villa Alta, che gioca una partita di forza e coraggio e che trova la vena realizzativa di Mastria, autore addirittura di una tripletta. Al pronte via, gli ospiti si rendono pericolosi con una combinazione Stefanelli-Francesco Baldinini, ma Sarti blocca. Al primo vero affondo, i padroni di casa passano. Mastria batte la punizione che Casali respinge sui piedi avversari, che beffa così il portiere ospite. Il Nova Feltria non ci sta, Baldinini colpisce di testa, Sarti respinge ma Stefanelli non riesce a trovare la deviazione vincente. Si cambia corsia, Gabrielli mette al centro un pallone smorzato dalla retroguardia granata, la sfera alla fine giunge sui piedi di Paolo Gori che calcia debolmente. Il Villa Alta si mostra però più cinico, Mastria vince il contrasto e trova il primo vero gol di giornata, 2-0 e stupore tra i presenti allo stadio comunale di Cesenatico. Mastria, sempre lui, chiama la respinta a Casali da calcio piazzato. Nella ripresa, il Nova Feltria si rende pericoloso da calcio piazzato, la sfera calciata da Eugenio Sebastiani sbatte sul pallo, sulla ribattuta arriva il gol di Raffaelli del Nova Feltria, che viene annullato per fuorigioco. Baldinini, il migliore dei suoi, chiama l'intervento Sarti, mentre dall'altra parte Magnani scalda i guantoni a Casali, ma sulla ribattuta Raffaelli affonda l'avversario e viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco, rimediando il secondo cartellino giallo e dunque di conseguenza il cartellino rosso. Dal dischetto Mastria infila Casali, dicendo qualcosa anche ai supporters ospiti.
Maestria, una manciata di minuti dopo, firma il poker con un tiro dalla distanza che beffa Casali. Nel finale, il Nuova Felte vorrebbe quantomeno dimezzare le distanze, ma la conclusione di Pilotto viene sventata sulla linea di porta e che non sia proprio giornata per il giallo-blu si comprende anche da ciò. Ai titoli di coda viene espulso anche Gabrielli e anche questa è un'espulsione che farà discutere. Gamba corta che decide di smorzare gli animi e di dare una pacca sulle spalle all'avversario. Oggi diciamo che le cose sono andate bene fin dall'inizio perché abbiamo sbloccato il risultato subito, molto probabilmente il fattore psicologico per cui una squadra viene da noi e pensa di fare una partita abbastanza malleabile, questa situazione qui è stata penalizzante penso per il Nuova Felte. Ultimamente noi avevamo fatto 2-3 partite abbastanza buone, avevamo perso diciamo di misura non meritando. Ogni partita ha la sua storia, oggi diciamo così, secondo me ci si è infilata bene fin dall'inizio. Dopodiché abbiamo trovato anche delle dischette geometrie per mettere un po' in difficoltà il Nuova Felte, che sicuramente è una squadra, una buona squadra, però ci sono delle partite in cui le cose non si infilano bene e va a finire così. A noi è successo parecchie volte, insomma. Diciamo che è difficile fare un'analisi di una partita che si perde in questa maniera. E abbiamo anche creato diverse occasioni da gol, loro sono stati bravi, sono stati anche fortunati, però purtroppo ne abbiamo subiti 4 e è difficile dire non meritavamo di perdere quando si prendono 4 gol e non se ne fanno nemmeno uno, insomma. Sempre sportivo il mister Gamba Corta che è stato qui ospite, oggi noi l'abbiamo sentito, l'abbiamo raggiunto anche per capire alcune cose che sono successe nell'arco della partita. Come visto c'è stata l'espulsione di Gabrielli, pare questo, diciamo sempre che pare che poi anche Gamba Corta ha confermato in parte questa cosa perché giustamente fa il tecnico, non è che annota le ammonizioni. Pare che Gabrielli non fosse stato ammonito per la seconda volta, ma in verità portava il numero 4, fosse stato ammonito il giocatore De Villarte, il numero 4. Quindi può darsi che l'arbitro abbia invertito. In questo caso qui è successo che il giocatore ha rimediato il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione rischia di saltare la partita con il Morciano. Bisogna vedere appunto cosa ha scritto nel referto il direttore di gara. Intanto andiamo a vedere il prossimo turno dove c'è per l'appunto una sfida importantissima, Poggio Berni Romagna. Simone, che sfida sarà? È uno scontro diretto, quindi sarà una battaglia sicuramente. In casa del Poggio Berni, noi veniamo da 3 vittorie consecutive, sicuramente ci giocheremo per portare a casa l'intera posta. Eh sì, io ti faccio i complimenti intanto per la risalita in classifica, andiamo a vedere anche le prossime sfide. Dicevo prima appunto il Vissi Nuova Felte che affronterà il Morciano, questa è una sfida anche importante per la zona salvezza. Il Pietracuta farà visita allo Junior San Clemente, Ligia Marini invece ospiterà in casa il Real Miramar. Questo è un bel big match perché il Real Miramar c'è soprattutto un bomber dalla vena realizzativa come docente. Siamo alle battute finali. Allora, Veronica, intanto grazie. Grazie a voi, come sempre appuntamento ogni lunedì 19.55, calcio di rigore. Salutiamo un felicissimo Giacomo Alpini per la vittoria del Bellara, grazie Giacomo. Grazie a voi e ciao a tutti. Ringraziamo Nicole Guerra, difensore del San Pietro e Vincoli. Grazie a voi, buona serata. Ringraziamo l'allenatore e giocatore, presidente, capitano, tifoso Simone Sassi della Polisportiva Romagna. Grazie a voi, buona serata. Ovviamente bomber Emanuele Pasolini, attaccante della Sampierana. Grazie a voi, buona serata a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie.